Magari però. Che dici? Facciamo tipo così, poi il primo pezzo lo taglio. Andiamo. Ok. Ciao, facciamo camminare nel frattempo. Ciao. Siamo qua. Oggi siamo ritornati, anche se è passato relativamente poco tempo, a via delle Betulle, al Pepaglio. Stiamo andando, se ci riusciamo, perché come potete vedere c'è parecchia neve, anche un po' ghiacciatina. Stiamo andando alla Rece Bruciata e poi da lì vorremmo arrivare ai Laghit, dove rifaremo un bel risotto per la gioia della Ida. Per la gioia della Ida. Ecco, quindi buona visione. Fantastico. Siamo esattamente sotto alla seggiovia sulla quale hanno montato gli sgabelli che prima non c'erano. Eccola, hai visto che... Sì, ma non è bello che io mentre ti faccio una foto tu ti metti a fare la foto. Poi dopo mi dicono di non cazziarti. Vai, vai. Sugli alberi di neve non ce n'è, però giù ce n'è abbastanza, sufficiente per divertirsi, non da ciaspola, perché è tutta dura, ghiacciata, compressa. Ecco, speriamo che le nuvole non stiano qui, se ne vadano. Abbiamo una Ida camminatrice là davanti. Wow! Ecco qua questo bioccone che si vede già anche l'angolo. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Sempre facendo un film io. Brava. Ah. Ecco, no. Dai, vai avanti che voglio fare la... Troppo tardi. Beh, adesso più si sale più ce ne hai. Vabbè. Ma fatto nella...
tanta neve. Dai, smettila. Arriva su. Ehi, girati. Si fa fatica? Si fa fatica? Dai su che ci voglio mangiare il risotto. Ci voglio ancora un'ora e mezza almeno. No. Muoio. Muoio. La griglia con sul cappello. Ida! Caldo, tanto caldo. Non so perché, ma fare questo risotto mi viene in mente il Giorgio. Volevamo arrivare ai laghette, ma dopo aver provato per mezz'ora a camminare, neve troppo alta, non battuta, non saremmo arrivati in tempo e quindi abbiamo desistito. Siamo tornati indietro, all'arice bruciato. Siamo fatti il nostro bel risotto e adesso andiamo a farci il giretto in cresta, poi rientriamo.
abbiamo avuto anche il piacere di conoscere Moretti e Rigamonti di persona, i due autori di Itinerari. Si sono fermati anche loro a mangiare un panino all'aricio bruciato, poi sono ripartiti e basta. Qui sta già andando giù il sole, è quasi prossimo, faremo ancora con la frontale come al solito. Zitto, si va? Piace? Bello. Poi a tramonto adesso si vede tutto rosa. Il rosa brusa. Andrea? Girati. Scusi, una discreta cresta. E il pizzo. Wow. Guardala, guardala. Ehi. Spettacolo. Purtroppo non si vede, non si capisce che sono rosa. Non so se si capisce che sono diventate rosa queste. Si capisce che lì c'è un bel laghetto. Sole che tramonta, ci sono un po' di nuvole, ma c'è sempre il Monte Rosa che spunta fuori. Bellissimo. E il Cervino di fianco. Torniamo invece in Valsassina e vediamo la Grigna, il Resegone. Fondo.
abbiamo il pompon della Ida e quello è il gruppo del Campelli. E via. E qui abbiamo le piccole tre signori. Molto bene. Sono anch'io, eh. Ogni tanto nei video compaio anch'io. Bene. Adesso che è andato giù il sole, anche se non c'è più il vento, qui fa freddo, fa abbastanza freddo, vero Ida? Che adesso che è andato giù il sole, anche se non c'è più il vento, fa abbastanza freddo. Fatti vedere come sei conciata, come Armaduc, eh? Guardala là. Oggi la closing la fa solo Ida. No. Come no? Dalla macchina, perché era già buio, freddo, ci sono... meno due e quindi è il caso di... le mani ghiacciate. Va bene, allora facciamo così, velocissimi. Bella giornata, un po' fredda. Sì. Secondo dove c'era il vento, quando c'era il sole senza vento ci stava benissimo. E tutto sommato il risotto non era male, abbiamo mangiato poco, soltanto il risotto. E ci siamo fatti bastare quello. Basta. Ciao!